Quindi vuoi dire che dopo oggi anch'io posso capire il codice binario? Perché come ti dicevo, beh, puoi iniziare a capirlo, no, diciamo. E l'ho studiato in quei 2 anni di informatica comunque che ho fatto a scuola. E questo è grave, allora. Non ci ho capito niente, niente, niente. Abbiamo dato i numeri. Va bene. Coscienza digitale, digital information, usi e tendenze dell'online, l'internet che non pensavi ti servisse. A cura di Alessandro Missana di LazyMix.it. Benvenuti in un nuovo episodio di Coscienza Digitale, dove andiamo alla scoperta dell'internet, dell'informatica e di tutto ciò che gira intorno a questo mondo. Io faccio solo da moderatore, perché quello che ne sa è Ale di LazyMix Studio. Benvenuto. Ciao, benvenuto a tutti. Ecco, ti ho dato tutta la responsabilità a Teo. Grazie. Allora, scorse puntate abbiamo parlato di che cos'è l'informatica, come funziona un computer, associando poi il nostro corpo ai computer. Quest'oggi andiamo un pochino più nello specifico, scopriamo un po' la parte software partendo dall'inizio, ovvero dal codice binario, dagli zeri e degli uni. Esattamente. L'idea è quella di avere sempre un percorso, no? Noi siamo partiti dal concetto di informatica, informazione. L'informazione nell'informatica viene salvata semplicemente utilizzando del codice binario, che sono tantissimi 0 e 1, uno dietro l'altro, che a pacchetti vogliono dire qualcosa. E oggi cerchiamo di spiegare che cosa vogliono dire nella pratica, nel senso che è un po' difficile figurarsi tantissimi 0 e 1 uno dietro l'altro, e questo poi effettivamente è quello che noi vediamo per esempio tramite uno schermo del cellulare, no? Io vedo effettivamente, sento una voce, vedo magari se ci stanno guardando su YouTube la mia persona, però in realtà quella roba lì è stata trasmessa tramite un mezzo trasmissivo con 0 e 1. Milioni di 0 e 1 probabilmente. Milioni e possiamo anche azzardare miliardi. In questo momento qua siamo arrivati al punto in cui noi abbiamo hard disk di tera. Eh sì. E tera comunque va oltre il milione. Ok, quindi sui terabyte stiamo parlando di 1.000 miliardi. I gigabyte sono miliardi, i megabyte sono milioni, e quindi insomma è tanta roba, e noi dobbiamo pensare però nel piccolo per capire il senso. E nel piccolo è, si potrebbe fare un'analogia con un esempio facile, sì, per poi scalarlo a numeri elevatissimi, però il principio è sempre quello. Okay. Quindi diciamo che se noi facciamo bene questo esempio, di base si riesce a capire un pochino quello che ci sta dietro. Dobbiamo solo metterci un alla dopo, facciamo un elevamento a potenza, ok? Però il discorso di base non è complesso. Quindi vuoi dire che dopo oggi anch'io posso capire il codice binario? Perché come ti dicevo, puoi iniziare a capirlo, diciamo. L'ho studiato in quei 2 anni di informatica comunque che ho fatto a scuola. E questo è grave, allora. Non ci ho capito niente, niente, niente. Abbiamo dato i numeri. Va bene. Allora, diciamo semplicemente che noi possiamo comunicare qualcosa, un'informazione che sia copiabile e replicabile, con una codifica di 0-1 in questo modo. Okay. Ipotizziamo il classico esempio che si fa, pensiamo una volta, no? Quando non c'era internet e non c'era neanche la possibilità di comunicare tramite cellulari, come facevano a comunicare le varie tribù, per esempio con i segnali di fumo, oppure più avanti magari con segnali luminosi, oppure sonori con le campane. Se noi ipotizziamo, magari nel Medioevo, sì, no? Ci sono 2 torri che devono comunicare tra di loro perché sono collegate semplicemente in linea aerea, si vedono, ma sono in 2 vallate completamente opposte. Quindi magari se devono comunicare che va tutto bene, oppure c'è un'invasione, sono in guerra, devono avere un modo per gestire questa comunicazione, quindi vedersi, ma anche avere un codice, ok, che arbitrariamente dicono che se io ti faccio vedere un qualcosa vuol dire questo, se io ti faccio vedere altro vuol dire altro. Lo associ e poi non è, esatto, rumoroso se è una luce, se pensi. Esatto, sì, l'idea è quella di, noi adesso lo potremmo pensare in varie forme, però la luce secondo me è quella che più fa capire meglio il discorso, quindi partendo da questo. Sì. Se siamo di notte, ad esempio, e io devo comunicare con te, non riesco a vederti se non con una luce, allora facciamo con questo esempio qua.
Ipotizziamo che queste due torri, sì, ci siano sempre delle persone all'interno a turno che siano vigili lì pronte ad aspettare un segnale luminoso, quindi c'è sempre qualcuno in ascolto. E poi un'altra ipotesi è che le due torri si sono condivise, diciamo, un codice, una codifica, semplicemente un foglio di carta dove ti dico: se ti faccio due segnali luminosi vuol dire questo, se non te ne faccio vuol dire altro, via dicendo. Quindi c'è una codifica che si è stabilito a priori. Quindi le persone che sono all'interno, che ci lavorano, sanno esattamente come comunicare e se ricevono la comunicazione sanno cosa si sta dicendo. Semplicemente questo. Fate questi assunti, di base potremmo pensare, usando semplicemente due segnali luminosi, quindi luce o non luce, 1 o 0, e se te ne faccio due di seguito vuol dire una roba, se non te ne faccio vuol dire un'altra. Quindi noi nell'esempio li codifichiamo in questo modo: se non ti faccio nessun segnale luminoso vuol dire che va tutto bene, okay. Se invece te ne faccio niente e te ne faccio un altro, quindi in un intervallo di tempo non ti faccio niente e nel intervallo dopo te ne faccio uno, vuol dire che siamo sull'attenti, stiamo verificando. Se invece te ne faccio uno e poi non ti faccio niente, non siamo più sull'attenti ma sta arrivando il nemico, e se invece te ne faccio tutti e due vuol dire siamo sotto attacco. Quindi se vedi sflashare probabilmente c'è un attacco in corso. C'è un attacco in corso che poi potrebbe essere: venite ad aiutarci oppure preparatevi. Ma lì il discorso è, insomma, dipende. Ma intanto io sto comunicando. Ok. Qua il problema, i problemi sono due. Va bene, ho la codifica, però qual è il fatto? C'è un intervallo di tempo. Nel senso che io come faccio a sapere se non ti mando nessun segnale luminoso se mi stai comunicando o no? Quindi di solito si parte sempre con un bit di controllo, si chiama. Cioè, io ti mando il segnale luminoso e basta, per dire: ehi, devo comunicare con te. Okay. Se dall'altra parte mi rispondono con un segnale luminoso, vuol dire: ok, siamo qui e ti stiamo ascoltando. Si instaura quindi la comunicazione. Esattamente. Quindi il bit di controllo serve solo a dire: oi, ci sono, sei pronto a ricevere. E dall'altra parte, se mi arriva il bit di controllo con un segnale luminoso, quindi uno, ok, è pronto a ricevere. Ok. Quindi questo come prima cosa. Se io ti mando segnale luminoso, dall'altra parte nessuno risponde, semplicemente dopo un po' di tempo, magari contiamo fino a 10, ti rimando un altro segnale, così facendo finché dall'altra parte non mi rispondono. Che è un po' il discorso, per esempio, di come ci arrivano le notifiche su WhatsApp. Come fa il mio cellulare a sapere che mi è arrivato un messaggio? Perché in realtà ogni tot tempo manda un: ehi, ci sei? Ehi, ci sono messaggi? Ehi, ci sono messaggi? Fa una richiesta. Fa una richiesta ai server di WhatsApp e chiedono: c'è un messaggio per me? Finché a un certo punto c'è la risposta, io vedo la notifica, ok? Quindi il bit di controllo di base, semplicemente. Così. Esatto. E poi, una volta che si è instaurata la comunicazione, succede che a quel punto io comunico. In questa codifica, che si è appunto quella che abbiamo detto prima, niente vuol dire questo, tutto vuol dire qualcos'altro, c'è anche una temporizzazione, nel senso che io ti mando, non ti mando messaggi continui, ma magari io ti mando ogni 5 secondi che li conto, ok? 1, 2, 3, 4, 5, segnale. 1, 2, 3, 4, 5, niente. Quindi io riesco, io e Manina, a dire: ok, qua c'è stato segnale, qua no, perché contiamo tutte e due allo stesso tempo. Hai una traccia e c'è un clock. Esattamente. Si può dire, no? È sincronizzato. Sì, ok, stai già andando troppo nel complesso. Però sì, diciamo che dal punto di vista dell'utenza media che non sa niente di clock, c'è una temporizzazione che io mi conto. Noi, quando abbiamo installato la comunicazione col bit di controllo, tutti e due iniziano a contare 1, 2, 3, 4, 5. È come nei film quando dicono: sincronizziamo gli orologi. Esattamente. E quindi con questa temporizzazione io so che se nei primi 5 secondi non mi arriva niente vuol dire che è 0. Se nei secondi non mi arriva niente vuol dire che è 0. 0 e 0 vuol dire tutto ok. E così c'è la comunicazione tra le due torri e perennemente riescono a essere aggiornati effettivamente sul pericolo, se c'è un attacco o meno. A grandi numeri, invece che avere due segnali luminosi, ma averne 1000, 10.000, 100.000, temporizzato ovviamente non in 5 secondi, ma in millesimi di secondo, possiamo iniziare a capire come i computer comunicano tra loro. Ok, banalmente questo è banale come esempio, però serve proprio a mettere le basi su: ma aspetta un attimo, come fa
questo 0-1 a voler dire qualcosa, lo stabiliamo noi con le codifiche. Ci sono varie codifiche, sì, stabilite proprio a livelli più ampi, a livelli internazionali, per cui 0000000 vuol dire una roba, 0000001 vuol dire un'altra, e l'abbiamo stabilito noi. Sì, sì, esatto, esatto. Quindi stabilendo questa cosa, io so che quando trasmetto tot 0 e 1 vuol dire una roba, tot 0 e 1 vuol dire un'altra, e riesco a tradurlo ad alto livello in una parola, in un bit, in un pixel, pardon, che si illumina in un certo modo, che mi fa vedere un colore, e quindi li metto assieme e vedo l'immagine, vedo il video, eccetera, eccetera. Spero di essere riuscito abbastanza bene. C'è un sacco di roba. Sì, però, sì, però la base è quella, sì, la base, sì, non è complessa, no? Solo poi ingrandito, cioè anziché, esatto, avere due bit ne abbiamo mille. Cambia tutto, no? Pensa, sì, che mille non sono niente. Quindi, però, sì, per un computer. In questo momento stiamo trasmettendo, qualcosa di più di 1000 bit alla volta, sì, no? Ok, sì, quindi vero. Però di base è questo. Il discorso è molto semplice, diventa complesso perché c'è tanta roba in più, ma il singolo è molto facile, ok? Quindi semplicemente questo. Spero abbastanza di essere riuscito. È tutto molto più chiaro. Ok, va bene. Solo bisogna andare nel complesso poi, no? 2, 3, 4, 5. Chiaro. Giochi con i segnali. Esatto, per capire. Esatto. Però è quello che magari per spiegarlo di nuovo con i bambini si fa così, ma serve per tutti, serve anche magari per gli adulti. Anche se hai 60 anni, le torri che comunicano hanno il loro senso. Le capiamo tutti. Sì. Grazie Ale allora per questa puntata. Figurati. Possiamo già fare uno spoiler della prossima? La facciamo, sì. Lo facciamo. Di che cosa parleremo? La prossima volta andiamo oltre, nel senso che siamo passati dall'informatica al come funziona il computer, a come viene salvata l'informazione trasmessa. A questo punto computer, trasmissione di informazioni, parliamo di internet, no? Beh, lì si apre un mondo ancora più grande. Ok, ma non è difficile, dai. No. Va bene. Va bene, alla prossima puntata. Allora. Ciao, alla prossima. Coscienza digitale, digital information, usi e tendenze dell'online, l'internet che non pensavi ti servisse. A cura di Alessandro Missana di LazyMix.it.